Mediaset presenta Serata con la stampa 2023. Buona visione. Signore e signori, ecco a voi Gerry Scotti. Grazie, grazie dell'affettuoso applauso, grazie di esistere, grazie. Non possiamo, trovandoci qui in questo momento, non sapere cosa è accaduto meno di un mese fa. Un evento importante che ha trafitto nel cuore le persone, andando dritto sino al cuore della nostra azienda. E io personalmente ho molto apprezzato, lo devo dire pubblicamente, il fatto che di fronte ad un evento così importante Pier Silvio abbia voluto mantenere tutti gli impegni, abbia voluto non ributtarsi, andare avanti regolarmente nel lavoro così come voleva, come ci aveva promesso. È anche la prima volta, dopo il fatto di cui stiamo parlando, che si presenta ad un evento pubblico, ad un incontro con tutti voi. Quindi io l'ho apprezzato tantissimo, te lo dico da fratello maggiore. Grazie, Gerry. Grazie, grazie. E eravamo qui quel pomeriggio in cui tu, prima ancora di andare a casa, hai deciso di venire qui a parlare con tutti i tuoi dipendenti e li hai chiamati, anzi, la tua famiglia. Allora, tutti insieme, e spero che non mi vinca la commozione, abbiamo pensato di farti questa sorpresa, questo omaggio. Speriamo che ci dia la forza di andare avanti con la serata, perché io sai che poi sono ancora uno che si commuove più di te. Però dal cuore di tutta Mediaset questa immagine. Sembrava un sogno creare dal nulla Mediaset. Mio padre l'ha realizzato. Ed ora c'è il mio sogno che voglio condividere insieme a tutti voi. Continuare a crescere insieme. Grazie. Mediaset ha creato un sistema di comunicazione cross-mediale. Abbiamo preso forza dalla crisi. Le cose migliori non sono frutto della ragione, ma da una lungimirante follia. Continuare ad accettare la sfida. Qualcuno ha detto che la notte è più buia subito prima dell'alba. È vero. Non molliamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Qui siamo e qui rimaniamo. Grazie. Sono i giovani che devono prendere la bandiera e andare avanti. E noi dobbiamo e vogliamo crescere. Io vi voglio bene, anzi, esagero, ma è la verità. Io vi amo. Grazie. Grazie. Grazie, siete un pezzo enorme della mia vita, della nostra vita.
da stasera, da domani, noi facciamo click. In un momento di un dolore come questo, per la scomparsa del fondatore, grazie, di tutto questo, abbiamo una certezza, e la certezza è che per Silvio è con noi, sarà con noi come ha fatto negli scorsi 20 anni. Signori, Pier Silvio Berlusconi. Ragazzi, che dire, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie a tutti i miei amici di Mediaset, grazie ai giornalisti che sono qua, questo è un abbraccio caldissimo che avete dato a me, ma che date anche al mio papà, quindi non so, è bellissimo vedervi oggi, stare insieme. Questo è Mediaset, quindi sì. Grazie per questo bellissimo filmato. Sì, l'hanno voluto dal cuore, dal cuore. Sapevamo gli effetti collaterali, però è così. Però tu mi hai bruciato una sorpresa. Ah. Che io avevo pensato, visto il momento sentimentale che ho, che volevo portare a tutti voi come un momento caldo per darvi un abbraccio e ringraziarvi ancora di essere qui. E quindi a questo punto la possiamo, cosa facciamo? Fare una sorpresa, la possiamo fare adesso? Direi di sì. Ok, allora facciamo entrare la sorpresa, così magari mi riprendo e poi ripartiamo da sì, capo. Sì, sicuro, ma con la sorpresa ci riprendiamo. Grazie, vedrai. Ragazzi. Dai, andiamo. Andiamo. Thank you.
È tornato un po' di sorriso? Sì. Sì? Sì, è tornato, dai. È tornato. Adesso possiamo cominciare veramente. Pier Silvio. Ah, è una sorpresa, tira l'altra. Però io mi ricordo quel pomeriggio tu hai detto una cosa che vorrei... Mi è venuto da dire, mamma mia, invece dico, papà, beh, tutto... ti amo, e basta. Vabbè. Ma guarda che tutte le emozioni si sono lette benissimo, non dobbiamo... Jerry, poi basta, giuro. No, senti. Basta. Sì, sì, no, veramente. Ragazzi, lo so. Sono due momenti, io che tocco il tuo cuore e tutte le signore che vorrebbero toccare i tuoi addominali. Una volta magari. Allora, quel pomeriggio tu hai detto una cosa che poi noi ci siamo ripetuti spesso come segno del dover andare avanti, insomma, del famoso show must go on. Lo vuoi ripetere tu? O lo dico io? Dici quello... No, quello del... Dobbiamo fare... E adesso facciamo click. Oh, eccolo lì, allora. E da qua torniamo a lavorare, come abbiamo sempre fatto. Sì. E... Hai visto? Hai notato che stasera siamo un po' di più? Sì, ma hai detto che c'era un'ulteriore sorpresa, è quella. Sono tante facce giovani. Questa è una, per noi di Mediaset non è una sorpresa, ma è una bellissima sorpresa. In realtà, per me, conoscerli, poter stare un po' insieme... Dovete sapere che qui in studio con noi c'è un pezzo del futuro di Mediaset. Aha. Ma quando dico c'è, intendo c'è proprio fisicamente, perché lì dietro questa sera abbiamo voluto con noi 60 tra i ragazzi più giovani di tutta Mediaset. Ecco, fatevi vedere, ragazzi, che vi facciamo un bel applauso. Forza, su, in piedi, scaldiamo un po'. Bravi ragazzi. Noi invecchiamo. Sì, e l'azienda ringiovanisce. Ringiovanisce. Dichiariamo ufficialmente aperti i lavori. Oh, eccoci qua. Proviamo a tornare alla normalità. È veramente destino, devo dire, che questa nostra serata insieme abbia sempre qualcosa di speciale. L'anno scorso per me era uno dei primi incontri, diciamo, con tanta gente dopo il lockdown e del Covid, e quest'anno non è nemmeno paragonabile l'emozione 100 volte di più. E devo dire che penso che voi sappiate, ormai molti di voi li conosco davvero da tanti anni, che per me stare insieme in questa serata è un grandissimo piacere che va ben oltre quelli che sono gli aspetti professionali. Poi il contatto che ho già avuto con voi mi scalda davvero il cuore, quindi, come d'abitudine, ma stasera ci sono ancora più motivi, niente lunghi discorsi. Io vi dico due cose velocissime che fanno il punto su dove siamo con Mediaset e che ci fanno anche capire quali potrebbero essere i nostri prossimi passi. Per farlo utilizzo qualche slide. Chiedo di mandare la prima slide. È chiaro che abbiamo attraversato tutti un momento veramente complicato e per noi editori un momento ancora più complicato. Queste sono le 7 principali difficoltà che tutti abbiamo dovuto attraversare. Io non sto ad approfondire, le conosciamo benissimo tutti. Le prime 5 sono generali, le ultime 2, la frammentazione dell'attenzione e la concorrenza senza regole delle multinazionali del web, invece toccano in particolare il mondo dell'editoria. Badate bene, non il mondo della televisione, tutto il mondo dell'editoria, testuale, audio, video, perché il web arriva dappertutto e frammenta l'attenzione di tutti gli utenti, telespettatori, gli ascoltatori. È evidente che di fronte a delle tempeste di questo tipo è importante tenere la barra dritta. È ancora più importante sapere dove andare. Quindi io, per essere concreto, provo a dirvi qual è stata la nostra bussola negli ultimi periodi. Quelli che io chiamo i miei 4 punti cardinali che ci hanno sempre guidato. Vi prometto sarò velocissimo e vi parlo da manager, ma anche da azionista.
Partiamo con il primo, il prodotto. Crisi o non crisi, Mediaset ha continuato a investire sul prodotto. Anzi, dal 20 abbiamo messo in atto un vero e proprio cambio di passo, si è visto in maniera netta, e abbiamo privilegiato il prodotto made in Mediaset. Se guardate, le nostre serate sono aumentate del 19%. Abbiamo aumentato la quantità, ma soprattutto abbiamo aumentato la varietà di genere. Lasciatemelo dire in un modo un po' più colorito, abbiamo arricchito e di tanto il nostro palinsesto. E i risultati ci hanno premiato. La faccio brevissima, negli ultimi anni l'ascolto di Mediaset è sempre, sempre cresciuto. Siamo arrivati nell'ultima stagione a superare il 41% nelle 24 ore, un risultato che vi assicuro va ben oltre le nostre migliori aspettative. Quindi prodotto, risultati. Secondo punto cardinale, lo sviluppo. Mediaset non è mai stata ferma. Tante volte io leggo la nostra cara vecchia televisione, la televisione generalista, ma ragazzi, la televisione è il nostro motore, è il fuoco da cui parte tutto, ma Mediaset è molto, molto di più. Abbiamo veramente lavorato tantissimo negli anni per allargare il nostro raggio d'azione professionale e, ormai lo sapete bene, abbiamo costruito un sistema di comunicazione cross-mediale unico in Italia. Oggi il nostro sistema parla al 96% della popolazione tutte le settimane. Quando dico unico, intendo unico, perché al di là dell'Italia non c'è un broadcaster in Europa, ma mi sento di dire al mondo, che abbia costruito qualcosa di simile, perché è ovvio che ci vogliono investimenti e coraggio e poi va gestito. La potenza di questo sistema, insieme alla grandissima capacità della nostra concessionaria Publitalia, ci ha consentito di crescere sempre anche in termini di quota di mercato. Se vedete, la crescita è regolare, bam, 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 e siamo arrivati nel 22, nonostante il periodo difficile, a superare il 40% di quota del totale mercato pubblicitario. Davvero un risultato di cui essere soddisfatti. Però il punto era lo sviluppo, secondo punto, lo sviluppo. Ora tutti i confini si sono rotti, il mercato dei media è diventato globale. Quindi, siamo onesti, per riuscire a rimanere in partita bisogna crescere. E per crescere bisogna avere il coraggio di investire fuori dai confini. Per questo motivo noi ci siamo mossi e abbiamo concluso la fusione con Mediaset Spagna, che oggi MFE controlla al 100%, e siamo arrivati alla soglia del 30% in ProSiebenSat.1, la più grande TV commerciale tedesca. È evidente, e lo sapete bene, molti di voi ne scrivono abbastanza spesso, che il nostro obiettivo è costruire un player paneuropeo. È una sfida complicata, ma credetemi, se c'è qualcuno che la può portare a termine, quella è Mediaset. Andiamo avanti. Terzo punto cardinale, il valore. E qua rischiamo di toccare una nota dolente, perché visto i tempi che corrono, il valore di borsa è una questione complicata un po' per tutte le aziende, e il mondo dei media è davvero, soprattutto in Europa, sotto pressione. Eppure Mediaset si è difesa molto meglio degli altri broadcaster e degli altri media player. Qui è indicato il valore dall'inizio dell'anno, il calo medio dei broadcaster europei, che hanno registrato un meno 8%, mentre la nostra MFE è cresciuta del 41%. Oggi siamo al più 43, quindi questa slide è che oggi siamo 43 meno 8, ma al di là del su e giù della borsa, questo è il segno evidente che oggi il mercato crede nelle nostre prospettive di sviluppo, e anche noi ci crediamo. Passo al
Quarto e ultimo punto, il risultato. Quando dico il risultato intendo il risultato vero, l'ultima linea, l'utile, perché parliamoci chiaro, si possono fare tanti discorsi, ma solo conti in attivo garantiscono prospettive strategiche e di sviluppo. E, questione diversa, ma altrettanto importante, solo conti in attivo danno solidità e certezze a tutti, ai collaboratori, ai fornitori, agli stakeholders, che sono poi i nostri azionisti. Anche in termini di risultato, il settore dei media è stato molto sotto pressione, viste le difficoltà, le tempeste che abbiamo visto all'inizio. Se guardate il risultato in termini di utili, paragonato con prima del Covid, di tutti i broadcaster, questa è la media europei, registra un meno 6,3. Invece il risultato di MFE è cresciuto rispetto al 19 del 14%. Direi che è un bel risultato, diciamolo chiaro, sono stati periodi veramente difficili e questo risultato è importante. Ora vi devo dire, questi sono i quattro punti cardinali, ma che io ho definito miei, in realtà sono ciò che conta davvero per qualunque CEO e per tutti gli azionisti, quindi danno il senso di dove siamo in termini di solidità e salute con la nostra azienda. Per chiudere, è chiaro che guardando avanti il lavoro da fare è tanto, tanto, abbiamo tanto lavoro. Però è un lavoro fondamentale per Mediaset, ma è anche un lavoro che io ritengo fondamentale per tutto il sistema dell'editoria italiana e il sistema industriale del nostro paese. Perché, ve lo dico proprio diretto, noi siamo orgogliosi che per una volta, e oggi ci credono anche i mercati, sia veramente un'azienda italiana ad essere motore di una crescita internazionale e non pezzi di Italia che vengano conquistati da aziende straniere. Quindi mi sento di dirvi di fare un pochino tutti insieme il tifo per la nostra Media for Europe, perché noi siamo italiani, siamo partiti e questo è solo l'inizio. Vi ringrazio. Grazie. Allora, la domanda non la potrei fare in uno dei miei quiz perché è troppo facile, non varrebbe neanche 100 euro nella scalata del milionario. Se ci sono tre microfoni, chi potrebbe esserci? Il volo! Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Oh!
vecchi e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a far l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te, dimmi perché quando piacere perché grazie. Eravate la grande sorpresa di questa serata, ma vi dico una cosa, è una serata dedicata non solo al lavoro, a quell'azienda, è una serata, come avrete capito, dedicata ai sentimenti e all'amore. E questa vostra canzone che avete fatto adesso è stata la corona di tutto quello che abbiamo raccontato questa sera. Grazie davvero. Beh, ci vedremo, avremo modo di vederci presto. Mi sa di sì. E di far qualcosa insieme, non abbiamo mai fatto. Non lo so, sarebbe il caso. Siete stati annunciati in conferenza stampa, per cui... Per Silvio vuoi dire qualcosa a questi ragazzi? Ragazzi, io vi ringrazio ancora tutti perché mi riempite e mi scaldate il cuore. Loro, oltre ad essere bravissimi e ad essere... pieni di energia, sono fantastici, vi ringrazio per essere qua, e in me smuovono delle emozioni uniche, perché i due sabati che sono andati in onda, mio papà mi ha chiamato tutte e due le volte e mi ha detto: ma quanto sono bravi questi ragazzi, ma quanto sono emozionanti, mi raccomando, teneteveli stretti, quindi so che ha chiamato anche voi. E anche per lui ovviamente questa sera. Grazie, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Io vi ringrazio. Grazie. Grazie tanto. Signori, finiamo alla grande con il nostro coro italiano, che non ha nulla da invidiare ai grandi cori internazionali che avete conosciuto, anzi sono tra i più stimati nel loro settore. Mi levo perché il palco dice o me o il coro, allora è meglio il coro. Grazie a tutti, I love you. Grazie. Però con le mani con noi. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, 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 he washed my sins away. I can train.
Direi che di emozioni per stasera ne abbiamo vissute abbastanza, almeno per quanto mi riguarda. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti voi, ai nostri ragazzi con cui io adesso voglio stare un po', a tutta la stampa italiana che mi ha fatto sentire il suo calore, e grazie a questo coro meraviglioso, grazie, grazie. Tra l'altro, grazie è una parola che stasera io ho detto tante volte, sempre in maniera spontanea, ma pensateci, mi è venuta questa cosa, è una delle parole più belle che esistano. Il sentimento di gratitudine sincera è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie.